Presentata come una guerra lampo, l'offensiva dell'esercito governativo etiope nel Tigray contro il TPLF e il Fronte di Liberazione Popolare Tigrino è giunta al 18° giorno di combattimenti. E sempre più oscurati dal blackout comunicativo e dalle prime ritorsioni contro le agenzie di stampa internazionali indipendenti. L'autorità per le comunicazioni etiope ha infatti sospeso la licenza di trasmettere al corrispondente dell'ANO. Si conosce il numero delle vittime, si sa invece che l'operazione di sicurezza per ristabilire la legalità, come viene presentata dal premier etiope Nobel 2019 per la pace Abiy Ahmed, ha provocato la repentina fuga in Sudan di 40.000 persone che UNHCR, ACNUR, agenzie umanitarie ed autorità locali non erano preparate ad accogliere. Così ora l'ONU sta approntando un nuovo piano di emergenza per quasi 200.000 disperati. E il segretario generale Guterres chiede un cessate il fuoco per creare corridoi umanitari e raggiungere le persone isolate. Secondo testimonianze raccolte da The New Humanitarian, vi sarebbero state ieri il TPLF ha lanciato un attacco missilistico senza causare vittime sulla città di Bahir Dar, nella regione Amara. Confermato il bombardamento di giovedì sull'università di Makalè che avrebbe causato la morte di diversi studenti. L'esercito etiopico, che doveva entrare ieri a Makalè, sarebbe fermo da 24 ore a Korem, 170 km a sud del capoluogo tigrino, bloccato dalle difese sulle montagne. Il governo regionale del TPLF ha detto che gli etiopi troveranno l'inferno, facendo intendere che si sta preparando una guerriglia prolungata, proprio quella che farebbe più danni all'Etiopia, alla quale le previsioni degli analisti economici iniziano a prospettare un brusco calo del PIL e la fuga degli investitori internazionali causa conflitto. Dopo il bombardamento di Asmara, sulla quale sono stati lanciati dal TPLF 3 razzi una settimana fa, i paesi del Golfo, che vollero la pace tra Abiy e l'eritreo Isaias Afewerki nel 2018, sono interessati a stabilizzare l'Etiopia per ragioni economiche e per controbilanciare la presenza turca in Somalia. Nella quale, però, sono dislocati contro i jihadisti almeno 15.000 soldati che Abiy potrebbe dover ritirare. La priorità comune è chiudere in fretta la partita a Makalè. Solo l'Egitto, che venerdì ha ricevuto il ministro degli esteri di Asmara, non è filo etiope per l'annosa questione della diga Gerd e potrebbe cantare fuori dal coro.